Buonasera, buonasera cari amici, bentornati in diretta per questa edizione 2024 del live show dedicato al campionato Zinox F2000 Formula Trophy e Zinox F2000 Cup. Marco Privitera in vostra compagnia. È davvero un piacere potervi ritrovare perché significa una cosa ben precisa, ovvero che la stagione è finalmente pronta per scattare in quel di Vallelunga, perché nel prossimo weekend finalmente si riaccenderanno i motori e inizierà una stagione davvero tutta da seguire. Come sempre, grandi ospiti anche nel corso di questa nuova edizione del nostro live show che va a introdurre chiaramente quelli che saranno i protagonisti del campionato. Avremo tante novità, una entry list come sempre molto ricca, ma soprattutto attraverso i nostri appuntamenti infrasettimanali andremo a introdurre nel weekend che precederà, nella settimana che precederà il weekend di gara, e poi nel post gara andremo a effettuare un altro live show appunto sui canali social del campionato e su livegp.it, proprio per commentare insieme ai protagonisti del campionato quanto accaduto in pista. E noi utilizzeremo questo spazio chiaramente per andare a conoscere le storie, andare a svelare i volti dei protagonisti, insomma, dare loro lo spazio che forse nei frenetici weekend di gara ovviamente viene a mancare, ma che chiaramente cerchiamo di sfruttare al meglio nel corso di questo nostro spazio. E allora io andrei subito a salutare coloro che sono in mia compagnia questa sera, a partire da, ovviamente non poteva mancare, perché quando lui è in auto, quando lui è alla guida, significa che noi ufficialmente abbiamo l'autorizzazione per poter iniziare le nostre dirette. E allora un caro saluto all'organizzatore del campionato, Piero Longhi. Ciao Piero. Ciao Marco, altro e ciao Dino. Ciao. Come Ciao stai, Piero? Marco. Sei Ciao Piero. pronto per la nuova stagione? Sono pronto, sono anche un po' affaticato, come sai, che sto girando veramente il mondo tra tutto raggio, seguire i boccia, i ragazzini e nel frattempo organizzare di notte, perché di giorno sono impegnato la prima gara di campionato, quindi speriamo di non addormentarci poi nel weekend, ma non penso, ecco. No, non credo che correremo questo rischio, Piero, anche perché a giudicare dalla entry list avremo sicuramente delle belle emozioni, delle bellissime gare da commentare sul circuito di Vallelunga. Circuito di Vallelunga che vedrà un graditissimo ritorno, perché sarà dei nostri anche Dino Rasero. Ciao Dino. Ciao, ciao Marco, ciao a tutti. Anche tu stai cercando di emulare Piero, anche tu collegato dall'auto, a quanto Sì, vedo. io sono stato intrappolato nel salone del mobile che ha più che raddoppiato i miei tempi normali di percorrenza, quindi pensavo di essere tranquillo, ma invece sono ancora in macchina. Quindi purtroppo Allora ti così. terremo noi compagnia, Dino, quindi con questa nostra Difatti, diretta. perfetto. Invece esattamente, E volentieri. poi abbiamo come nostro ospite questa sera, perché ci parlerà di una bella novità anche per lui. Si tratterà di un ritorno, perché l'abbiamo visto praticamente per l'intera scorsa stagione nelle vesti di team manager. Tornerà questa volta in una veste più inedita e ci piace questa cosa, questa novità. Un saluto allora, Marco De Toffol. Ciao Marco. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera, ben ritrovati. Pilota e team manager d'Erva Corse. Non a caso ho detto pilota, eh? Sì, finalmente diciamo che torno a fare quello per cui era nato tutto, cioè il fatto di correre in macchina, perché mi ero un po' confuso nell'ultimo periodo e mi sono dedicato più che altro a guardare gli altri correre. Bene, insomma, sicuramente cercherai di prendere immediatamente il ritmo anche sul circuito di Vallelunga e saprai difenderti molto bene. Allora, Marco, prima di venire da te, perché so che ci devi salutare tra non molto, quindi sono curioso di far conoscere anche le novità che riguardano te e il tuo team per quanto riguarda questa stagione 2024, consentitemi naturalmente, ecco, abbiamo perso Piero, io volevo parlare con Piero, adesso lo ritroviamo, ragazzi, non vi preoccupate, manteniamo la calma, eccolo qua, Piero. Io volevo farti una domanda e tu sei scappato. No, ci siamo, ci siamo. Ecco. Allora, Ecco.
è in una zona in cui non prende tantissimo, però vediamo se riusciamo ad avere un collegamento adeguato. Ecco Piero, riesci a farci una breve introduzione del lavoro che c'è stato nel corso dell'inverno? Siamo reduci delle premiazioni che si sono svolte non troppo tempo fa, ma soprattutto si riparte per questo campionato 2024 con delle location di primissimo livello, un bellissimo parco partenti, tante vetture competitive al via e un primo round stagionale che ci vedrà impegnati nel contesto internazionale, possiamo dire, perché è quello del TCR World Tour sul circuito di Vallelunga, laddove c'è sempre tantissimo pubblico e tantissima passione. Piero, siamo pronti allora? Sì, abbiamo secondo me lavorato bene durante l'inverno, anche perché come sai c'è il ritorno di Monza, oltretutto Monza si stanno svolgendo i lavori di ripristino del circuito, dei bei lavori, aprirà secondo me, anzi loro penso che aprirà prima del Gran Premio, quantomeno intorno alle ferie, luglio-agosto, quindi per il Gran Premio di Formula 1. Noi saremo nella 6 ottobre. Mi sentite? Sì? Sì, ti sentiamo un po' a tratti, ma abbiamo capito che saremo lì a ottobre, quindi lo ribadiamo. Perché mi sono fermato perché sembrava che avevo linea, ma invece non tantissima. Vai, proviamo, se Piero, ti sentiamo bene adesso, vai. Dicevo, quindi ci sarà il rientro di Monza, avremo di nuovo Imola, due circuiti che come sai non è proprio semplice esserci. Ci saranno 4 weekend ACI, quindi un secondo Vallelunga con ACI, come abbiamo detto Imola, poi Monza e il Mugello a fine agosto. 2 weekend con Peroni, questo qua il primo e poi come l'anno scorso quello di Misano a inizio novembre, e un weekend a Red Bull Ring, che peraltro come l'anno scorso, che sono anni che lo facciamo e che ci troviamo sempre molto bene, quindi dei secondo me dei bei circuiti. Nei weekend ACI sappiamo come sono, diciamo, importanti a livello, diciamo, mediatico, Formula 4, GT e comunque anche in questo weekend qua con Peroni è un weekend, come hai già anticipato tu, molto molto importante, quindi secondo me ci sono tutti i presupposti per far bene. Abbiamo delle new entry, dei giovani stranieri, un pilota che arriva dal Qatar, un pilota tedesco minorenne, un altro turco sempre con l'F2K con Renault, anche lui minorenne, gestito dal team Viola, quindi ci sono un buon elenco partenti per quanto riguarda Vallelunga, al momento 28 macchine, speriamo che confermino tutti, ma penso di sì, e quindi dai, ci sono, come hai detto tu, tutti i presupposti per fare bene, ecco. Molto bene, allora tra i protagonisti al via di questo round inaugurale a Vallelunga ci sarà, come detto, anche Marco De Toffol, che ricordiamo, che ritroviamo naturalmente con grande piacere. E allora Marco, ti abbiamo già intravisto lo scorso anno in pista con questa monoposto nell'ultimo round stagionale a Misano, la monoposto che era già pronta, eravate in fase di preparativi, avete pianificato con ampio anticipo, diciamo, questo tuo ritorno alle competizioni. Raccontaci un po' com'è nata questa idea e soprattutto dacci qualche dettaglio in più sulle caratteristiche di questa vettura con la quale ti ritroveremo al via. Ma allora, guarda Marco, l'idea in realtà era quella di tornare su Formula Renault nella Cup, diciamo che era poi la mia provenienza, quindi i primi anni con Piero avevo corso col Formula Renault. Poi fortunatamente le due vetture sono state, diciamo, assegnate ad altri piloti e quindi abbiamo costruito, no, questa nuova idea di passare al Formula 3. Come ti raccontavo anche altre volte, io sono un po' il tester della Derva Corse, quindi ogni volta che dobbiamo provare qualcosa di nuovo
mi ritengo fortunato, lo provano su di me, per poi insomma essere pronti eventualmente a fare assistenza e portare altri ragazzi in pista con macchine simili. Quindi quest'anno correrò con un 308 con motore FPT e devo dire che ovviamente la parte testa è stata un po' particolare, perché noi siamo ci appoggiamo su Cremona come testa, sapete che anche oltre Monza hanno rifatto Cremona, quindi non abbiamo fatto moltissimi chilometri quest'inverno, però devo dire che la macchina è incredibile, mi piace tantissimo, quindi tutti gli estimatori e gli innamorati del Formula 3 li ho capiti soltanto ora, no? Tutti quelli che mi dicevano finché non hai guidato un Formula 3 non hai guidato una vera macchina, effettivamente è vero, è incredibile, un potenziale assurdo, quindi per noi gentleman, secondo me, più che pensare alla macchina, dobbiamo pensare a noi stessi, a correre il meglio possibile. E devo dire che è anche un po' una realizzazione di un sogno, perché quando avevo incominciato, come si vede dalle immagini, con le Predator, non moltissimi anni fa, zero esperienza, mai corso una gara, immaginarmi oggi su un Formula 3, devo dire che anche se è tempatello, però il Formula 3 io giovanissimo, però devo dire che è la testimonianza che insomma con tanta determinazione e secondo me circondandosi di persone giuste come Max Folloni e Luigi Folloni, devo dire che le cose si possono fare poi, quindi sono molto molto contento e molto curioso poi di essere in pista il prima possibile, perché abbiamo voglia, penso tutti, di tornare in pista. Tra l'altro, Marco, come abbiamo visto dalle immagini che abbiamo proposto sino a pochi istanti fa, è una bella storia quella del team Derva Corse, si respira chiaramente un ambiente familiare, ma soprattutto c'è stato anche negli anni precedenti la volontà di riuscire a far crescere dei giovani piloti come Matteo Mordino, come Christian Caramuscia, e poi quest'anno vedremo comunque altre vetture al via del campionato, quindi insomma il progetto va avanti e più forte che mai, mi sembra di capire. Guarda, noi siamo veramente molto contenti, perché ovviamente noi non lo facciamo per lavoro, per noi è un hobby, è una passione gigantesca, come penso che sia giusto in questi tipi di campionati, quindi il nostro obiettivo non è quello di diciamo vendere un prodotto, ma è di passare del tempo insieme speso bene. Poi è chiaro, abbiamo fatto un percorso con questi ragazzi incredibile, sono cresciuti tanto, li abbiamo portati, no, dall'essere giovani inesperti piloti a guidare delle monoposto sui circuiti più importanti, grazie chiaramente a Piero e al suo contenitore, il campionato che ha creato, e devo dire che anche il fatto, la conquista del campionato con Francesco Azzori, ovviamente, sì, Marco. Sì, il fatto che comunque è 3 anni che vinciamo il titolo Formula Renault Cup come team, insomma, certifica che il percorso è un percorso sano, e devo dire che vedere i nostri piloti che di anno in anno cambiano, si rinnovano, crescono e vanno a correre in campionati prestigiosi, per noi significa aver fatto bene il nostro lavoro, di fatto con il cuore. Poi devo dire che anche mi sentite? Sì, ci sentiamo, Marco. Ah, okay. Quindi poi devo dire che l'idea di avere dei piloti, tra virgolette, fidelizzati nostri e avere sempre ragazzi nuovi aiuta anche il team a migliorare costantemente. Quindi devo dire che la nostra storia è fatta di tanti piccoli passi che ci hanno portato oggi ad essere, secondo me, un buon team di riferimento all'interno, quantomeno nel paddock di Piero. E penso, insomma, presto ci sono delle novità che ci vedrà come protagonisti anche da altre parti, insomma. Marco, ultima domanda e poi ti lascio andare. Tuoi obiettivi a livello personale per questo weekend di Vallelunga? Dove ti aspetti di essere? Un po' un terno all'otto, ovviamente, primo round stagionale, però diciamo cosa ti potrebbe rendere soddisfatto alla fine del weekend? Quale tipologia di risultato? Allora, devo essere molto sincero, non c'è nessun pilota che tutti ma io vado là per divertirmi, anch'io me lo dico tutte le volte, però poi appena mi metto il casco il divertimento finisce e diciamo che si sposa alla perfezione con le prestazioni. Mi farebbe piacere, come pilota, interpretare bene una macchina che conosco poco, che ha delle caratteristiche incredibili, che è bellissima da guidare, ma che merita un livello di guida un pochettino più alto rispetto probabilmente a quello che oggi ho. Quindi
il mio obiettivo è di pian piano di arrivare a guidare bene questa vettura, e se riesco a farlo già dalla prima gara sarebbe veramente una cosa di grande orgoglio. Poi ho visto i nomi che ci sono nella mia categoria, ho visto le macchine e devo dire che io ho probabilmente un decimo dei loro chilometri, quindi mi devo semplicemente adattare a guidare. Se riesco poi quest'anno a fare un percorso sano, secondo me mi farebbe piacere incominciare poi a piazzarmi un po' più avanti, visto che Formula 3 il potenziale ce l'ha per stare un po' più avanti, seppur io sia nella categoria Silver, quindi motore standard, tutto standard e tutto il resto, però vedo che il potenziale della macchina ce l'ha, perché sono andato a curiosare i tempi dei ragazzini quando correvano i 308 sì. nel Formula 3 italiano, e devo dire che giuro che non dirò mai al mio ingegnere o a Max la macchina fa questo, la macchina fa quello. Mi pare di aver capito dai tempi che facevano che secondo me bisogna solo guidarla sta macchina. Beh, insomma, Marco, in bocca al lupo, non vediamo l'ora di vederti in pista nel weekend, ormai manca poco, quindi chiaramente racconteremo anche tutte le gare in diretta TV e streaming. Allora, un grosso in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie a te mille. Al team d'Erba Corse, e ci vediamo a Vallelunga. Grazie mille, ragazzi, a presto. Grazie, ciao. Grazie, ciao, Marco, ciao, da Popol. Ciao Marco, un saluto. Veniamo subito a Dino Rasero. Caro Dino, grazie per l'attesa innanzitutto. Ti no, scusate voi, ma sto avendo un attimo anch'io di problemi e adesso penso che mi sentiate, sì? Ti sentiamo perfettamente, sì. Dino. E allora ti ritroviamo con piacere nel ristretto lotto di Dallara F320 al via, e quindi insomma sarà sicuramente una bella gara, una bella sfida a Vallelunga. Con quali aspettative ti presenti, diciamo così, a questo primo appuntamento stagionale, dove sicuramente la concorrenza sarà come sempre agguerrita, Dino? Sì, ma guarda Marco, io mi sono ripromesso di provare a fare qualche gara quest'anno. L'anno scorso ne ho fatte non tante, soprattutto alla fine avevo un po' mollato per qualche piccolo problema fisico. Diciamo che io ho compiuto quest'anno 50 anni e devo dire che la macchina mi comincia a pesare un pochino, onestamente, quindi sono in una situazione in cui faccio test con la mia scuderia Pusport, che come sai organizza tanti test. La gara è un pochino diversa, è un tipo di atteggiamento e di atteggiamento racing che io mi sembrava di avere un pochino perso nell'ultimo periodo. Adesso invece vorrei riprovare con uno spirito assolutamente di divertimento, come dovrebbe tra l'altro essere la nostra serie, perché comunque non dimentichiamoci che siamo persone che corrono per divertirsi e per stare insieme un bel weekend, eccetera. A volte in passato ho visto qualche atteggiamento un po' troppo aggressivo che non mi era piaciuto anche in pista, quindi spero di ritrovare quello spirito di divertimento e di un po' di spensieratezza, oggettivamente, perché ricordiamoci che a parte la nostra soddisfazione non è che ci giochiamo niente e non è che siamo lì per fare carriera nel campo dell'automobilismo, ma semplicemente per passare un bel weekend in pista a divertirsi e a guidare queste macchine che, come diceva prima il collega, sono in effetti assolutamente un qualcosa di straordinario. Ecco. Infatti ti vediamo anche in queste bellissime immagini a bordo della tua vettura proprio sul circuito di Vallelunga. Piero, il rientro di Dino fa sempre molto piacere, sicuramente uno dei protagonisti che attendevamo e che riaccogliamo con grande soddisfazione al via. Piero. Assolutamente sì, ha già detto tutto perfettamente Dino, qual è stato, diciamo, le ultime sì, sensazioni che aveva lui in queste ultime stagioni, e quindi quando mi hanno avvertito, mi sentite? Sì, sì, Piero. Quando, vai pure. Sì, quando mi hanno confermato che ci sarebbe stato anche Dino, ero veramente molto molto contento. Oltretutto vi ricordo che è stato per anni il nostro title sponsor come Top Jet, quindi ancora una volta gli confermo la mia gratitudine per tutto questi anni, e questa anche merito suo che questa serie è cresciuta in questo modo. Quindi
soprattutto a Vallelunga non poteva mancare, perché noi abbiamo, come peraltro negli ultimi anni, sempre una cena che facciamo assieme a Luca Iannaccone, e anche quest'anno ci sarà di nuovo questa cena nel weekend di gara, diciamo. Ecco, molto bene, quindi abbiamo già svelato un bel retroscena della cena, poi magari ci manderete qualche immagine nel dietro le quinte, così la facciamo vedere nella prossima puntata. Dino, tu che frequenti questo campionato ormai da diverse stagioni, sicuramente avrai notato come nel corso degli ultimi anni il livello qualitativo, non soltanto in termini di partecipazioni, sia progressivamente cresciuto. Abbiamo visto affacciarsi alla ribalta tanti giovani piloti, e tra cui anche negli ultimi anni Benjamin Berta, la stessa Juju Noda, che lo scorso anno ha vinto il campionato, dando a questo campionato una visibilità davvero incredibile a livello internazionale. Ecco, come ti ritrovi in questo percorso, in questo contesto? Effettivamente puoi darci conferma del fatto che il livello sia cresciuto e di tanto anche nelle ultime stagioni? Ah beh, assolutamente, guarda, assolutamente. Se pensiamo che io nel 2020, mi sembra, ho vinto questo campionato con una macchina che era una 308, seppur col motore Volkswagen Spiss. Ah, guarda qua, che bel incidente a Vallelunga. Dicevo, sì, sì. Mi hanno chiuso proprio in maniera, tipo facendo una specie di squeeze, no? Diciamo, se pensiamo che io ho vinto questo campionato nel 2020 vincendo l'assoluto con una 308, che adesso a parte delle clamorose, come dire, situazioni che non possiamo prevedere, adesso magari fa fatica arrivare nei primi 5, anche se guidata bene con un buon pilota, diciamo oggettivamente l'entrata delle 317, delle 320 ha comunque cambiato completamente il panorama. Devo anche dire che per fortuna che c'è la categoria gentleman, perché se no, insomma, con i ragazzini di 20 anni come Benjamin Berta o con la bravissima Juju, eccetera, comunque sono, sai, nel senso, faccio un piccolo paragone, no? Proviamo ad andare noi a giocare adesso una partita di calcetto, Piero, con i ventenni, cioè nel senso, probabilmente. No. Ragazzi, se volete lo organizziamo, ci vediamo nel paddock, lo possiamo fare. Appunto, dico, nello sport, come dire, l'età e il modo di conta, no, oggettivamente, quindi purtroppo sì. Per te no, Piero, perché tu, essendo un campione vero, non cambia, perché quindi tu sei in grado ancora di vincere tutte le gare che fai, secondo me, se ti ci metti. Però per chi lo fa in maniera amatoriale, chiaramente, comunque, insomma, gli anni pesano, insomma, alla sera arrivi col cioè, ricordiamoci, per quelli che ci stanno ascoltando, che queste macchine sono veramente super 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 fisiche, cioè sono macchine che creano delle sollecitazioni e se vogliamo anche dei traumi che sono di notevole impatto per il corpo umano, per cui sai, non è che noi siamo allenati come i corridori di Formula 1, è vero anche che facciamo delle gare da mezz'ora e non da un'ora e mezza, però onestamente è uno sport molto 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 fisico e quindi chiaramente tutto si sente, ecco, man mano che il calendario scorre. Dino, ti vediamo in queste immagini impegnato anche sul circuito di Spa-Francorchamps. È stata questa l'esperienza dal punto di vista del pilotaggio in pista, naturalmente, più emozionante per quanto ti riguarda, oppure hai un altro circuito preferito? Ok, allora ti devo confessare una cosa. A me il circuito di Spa piace molto quando vado a fare i test con la mia scuderia, che ne organizza sempre tutti gli anni. Mentre invece devo dirti la verità che in gara Spa mi mette un pochino di apprensione, perché onestamente quando si parte e ci si trova tutti affiancati all'Eau Rouge, dove comunque per quella
come dire, voglia di vincere che magari qualcuno ogni tanto dovrebbe mettere un pochino da parte per garantire una maggiore sicurezza di tutti, come dire, ci si trova tutti affiancati su quella salita lì. Onestamente io l'anno scorso, dico la verità e Piero lo sa, all'ultimo momento non me la sono tanto sentita e quindi, emulando il mitico Piero, sono partito dai box alla corsa di Spa, proprio per non trovarmi in quella situazione che un pochino mi metteva apprensione, devo dire. Come circuiti preferiti, il mio circuito preferito in assoluto è il Redbull Ring, invece, dove ci sono delle grosse vie di fuga, dove ci si può anche divertire un po' affiancati, eccetera. E poi anche Vallelunga mi piace tantissimo. Difatti, Vallelunga, come dire, essendo la prima gara a Vallelunga, ho voluto esserci proprio perché è davvero uno dei miei circuiti preferiti, perché unisce, come dire, in maniera veramente netta, come dire, in maniera proprio chiara, una parte molto veloce a una parte molto lenta, più da cartodromo. Quindi secondo me è un gran gran bel circuito. Beh, insomma, già negli anni scorsi il circuito di Vallelunga ci ha regalato delle bellissime gare. Peccato per quel contatto lo scorso anno e si era verificato lo start, ma del resto sono cose che possono accadere. Quindi hai sentito, Piero, abbiamo Red Bull Ring come circuito preferito da parte di Dino. Quindi, insomma, è un tracciato dove poi anche il campionato ha regalato delle bellissime gare anche lo scorso anno, anche nelle ultime edizioni. Assolutamente. Io purtroppo c'ho il corso sempre visto, ma bellissimo circuito, poi una struttura incredibile da quando l'ha presa in mano appunto la Red Bull, deve essere veramente bello anche e soprattutto correrci. Quindi anche l'anno scorso abbiamo avuto un buon seguito, penso anche che anche lì dovremmo fare assieme alla serie Ecco, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento con Piero, perché in questo momento lo sentiamo molto molto a scatti, naturalmente è inevitabile per via del fatto che si trova in viaggio. E allora io rivolgerei intanto un'ultima domanda anche a Dino prima di salutarlo. Forse abbiamo ripristinato anche il collegamento con Piero, sì, adesso ti vediamo per fortuna. Mi sentite adesso? Dino, allora, sì, ti sentiamo bene. Allora Piero, concludi pure il tuo intervento sulla Red Bull Ring, prego. No, dicevo che è una struttura incredibile, un circuito molto bello, io non ci ho mai corso, prima o poi dovrò farlo. È uno dei circuiti che mi manca, diciamo, dei circuiti dove la Zinox appunto ci corre, e quest'anno farà parte anche del campionato della Cup, quindi delle Formula Renault, penso, assieme poi alla serie Drexler, penso che faremo dei bei numeri anche quest'anno. Poi secondo appuntamento, prima o poi di andare nel circuito di Imola, poi a giugno. Molto bene. Dino, ultima domanda per te, prima di salutarti, la stessa domanda che ho rivolto anche a Marco De Toffol: quale obiettivo ti poni per questo primo weekend stagionale a Vallelunga? Ovviamente il divertimento innanzitutto, però immagino che nel momento in cui si abbassi la visiera ci sia comunque la determinazione e la volontà di poter lottare per le primissime posizioni, come del resto hai fatto costantemente nel corso della tua carriera. Quindi che obiettivi, Dino? Ma assolutamente sì, diciamo di fare una bella prestazione in relazione alle mie caratteristiche e alle caratteristiche della mia macchina, e cercando di poter combattere con degli avversari. Alcuni sono francamente abbastanza irraggiungibili, però c'è tutta uno schieramento di persone e di macchine con le quali secondo me me la posso giocare. Dipende da tantissimi fattori, però onestamente credo di poter dire la mia nelle prime posizioni, se vogliamo dire nei primi cinque, ecco, questo sarebbe un po' il mio obiettivo, onestamente.
Molto bene, allora io ringrazio Dino Rasero per essere stato in nostra compagnia, ci vediamo tra qualche giorno a Vallelunga, in bocca al lupo e buon divertimento. Grazie, ciao, a Dino, grazie. Rasero. Ciao. Ciao, Dino, buona serata. Ci giovedì. Ciao. Sì, giovedì, ciao. E intanto, Piero, leggiamo qualche commento che ci arriva. Intanto il nostro mitico Luca Marrocolo, che come sempre sarà in prima fila per... seguire anche con le sue immagini questa edizione 2024 del campionato. Poi ci scrivono anche dall'estero: è bello rivedervi ragazzi, nuova stagione alle porte, ci scrive Mark. E poi anche Angelo Matassa scrive in bocca al lupo a tutti, quindi c'è una bella attenzione in vista dell'esordio stagionale. Angelo Matassa è il mio compare, nel senso che era è quello che ha fondato il Rally Club in Sicilia, che poi è diventato cuoco del Ford quando correvo con la Lancia, con la un percorso bestiale di Angelo Matassa. L'ho conosciuto durante la ricchezza del Tarea Florio quando aveva 16 anni. E quindi lo salutiamo calorosamente, Angelo, grazie per essere dei nostri. Parliamo adesso di F2000 Cup, campionato che lo scorso anno si è risolto davvero sul filo di lana con un grandissimo duello tra appunto Stefano Palumieri e Karim Sartori, un duello che si è risolto proprio, direi quasi nel post-gara, una volta calcolatrice alla mano per quanto riguarda l'esito finale. Quest'anno si ripropone questa categoria. Ecco, vediamo, abbiamo qualche ancora problemino di connessione con Piero, ma spero che riusciamo a risolverlo. Dicevo, quest'anno si ripropone al via questa categoria F2000 K e noi non potevamo che ripartire da uno dei grandi protagonisti, nonché forse grandi favoriti, al via di questa stagione 2024. Ed è con noi Karim Sartori. Ciao Karim, bentornato. Ciao Marco, grazie, ciao. Grazie intanto per essere dei nostri, perché so che il lavoro porta via sempre tanto tempo e non è facile organizzarsi, però apprezzo davvero tanto il fatto che tu abbia voluto unirti, seppur in extremis, alla nostra diretta per dare un saluto anche a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Allora ti chiedo subito, Karim, cosa hai fatto durante l'inverno e soprattutto, non so, sei andato a sciare, cosa hai fatto di bello oltre al motorsport? E come ti sei preparato a questa nuova stagione 2024? Allora, di bello ho fatto che mi sono iscritto in palestra, perché comincio anche io a avere una certa età adesso, no scherzo. Però sì, ho cominciato a fare un po' di palestra, oltre che sempre un po' di bici, anche di corsa per quello che riguarda l'attività fisica. E invece sulla macchina abbiamo lavorato tanto quest'inverno, perché l'ultima gara che avevo fatto l'anno scorso avevo avuto un problema elettrico e che non ero partito nella finale, e quindi non avevamo capito il motivo, e adesso abbiamo revisionato tutta la macchina e purtroppo non sono riuscito ad andare a provarla, non sono riuscito a fare nessun test di quest'anno, e vediamo dai come andrà a Vallelunga. Speriamo che dovrebbe essere tutto risolto, speriamo che vada bene, dai. Quindi avete lavorato sulla macchina, obiettivo inutile che te lo chieda, è quello di andare chiaramente a caccia del titolo che lo scorso anno ti è sfuggito davvero in maniera a dir poco rocambolesca. Sì, l'anno scorso è stato bello, ci siamo divertiti, purtroppo non sono riuscito a vincere la categoria, però lo considero lo stesso uno dei miei campionati migliori, perché diciamo ho fatto quattro ritiri, però tutti quanti non per colpa mia, perché ho fatto tre zeri per problemi alla macchina e un altro ritiro per un contatto in partenza che c'eravamo un po' agganciati. E poi avevo fatto 5 vittorie e altri tutti secondi posti, quindi ero stato anche abbastanza costante, però insomma alla fine è andata così e sono sicuro che andrà sicuramente meglio quest'anno. Mi dispiace che non ci siano gli altri concorrenti degli altri anni, adesso ci sono questi nuovi piloti, ho visto, non li conosco e credo, non mi sembra di averci mai corso insieme, e quindi dovremo anche cercare di capire come andranno loro e di fare anche questa una bella battaglia.
Quindi nuovi sfidanti, nuove motivazioni quest'anno per quanto ti riguarda. Piero, vogliamo spendere due parole anche per appunto la F2000 Cup che si prepara, si presenta con un parco partenti rinnovato al via. Karim Sartori però sicuramente giocherà un ruolo da protagonista. Piero. Beh sì, anzi sicuramente Karim sarà pronti via, almeno così sulla carta l'uomo da battere. L'anno scorso ha fatto un campionato incredibile, se la sono giocata fino all'ultima gara, come ha già detto lui c'è stato qualche ritiro che ha compromesso poi sicuramente anche il punteggio, il risultato finale, ma è sempre stato diciamo tra i primi quando non ha avuto problemi. Quindi quest'anno ci sono tre nuove entrate, come abbiamo già detto prima, Cataldo Romano, italiano, e due stranieri, che poi oltretutto mi sembra che due stranieri, sì, anche un minorenne e un, è una, mi sembra un americano. Questo momento sono due piloti del team Viola che sono appunto di Andrea Viola nel campionato. L'anno scorso ha fatto solo qualche gara, quindi c'è mancato. Quest'anno rientra con due vetture. Mi dispiace per Turchetto, per Fabio, che per problemi di lavoro non ci sarà Vallelunga, ma sicuramente ci sarà poi a Red Bull Ring. E infatti abbiamo solo la classe Open in questa gara qui, per poi ritrovare anche la classe Light poi dal Ecco, sì, intanto che cerchiamo di ripristinare il collegamento con Piero, appunto per quanto riguarda i nominativi delle new entry, abbiamo con Viola Forbona Racing, appunto Valentin Andreiux e poi il turco Emir Tanju, quindi questi sono i nominativi schierati dalla Viola Formula Racing, e come diceva Piero giustamente in precedenza, abbiamo la presenza di Romano Cataldo, quindi un'altra new entry. Che andrà a comporre appunto lo schieramento di partenza della Cup. Karim, circuito di Vallelunga che conosci molto bene, non ha certo bisogno di essere scoperto, però come sarà a ritrovare la pista dopo qualche mese di pausa? Perché ormai sono passati, sì, possiamo dire 5-6 mesi dall'ultimo round di Misano. Hai girato nel corso dell'inverno oppure ti sei limitato, per così dire, al lavoro in palestra? No, purtroppo mi sono limitato al lavoro in palestra e anche al lavoro sulla macchina quest'inverno. Non lo so, per Vallelunga, sinceramente, le altre volte che ho corso, non sono mai andato benissimo, diciamo, perché ho sempre fatto fatica con la macchina. Però, credo che quest'anno, sul finale diciamo, dell'anno scorso, avevamo trovato qualche miglioria a livello di campanatura, convergenza, altezze. E me la sentivo molto bene e quindi adesso ripartiamo così e sono curioso anche di vedere i miei tempi, diciamo, anche rispetto agli altri anni e niente, quindi sì, sono curioso da questo punto di vista. Poi ovviamente cercherò di arrivare più avanti possibile, secondo me, visto che anche c'è stato il peso che è stato abbassato, eravamo a 5,95, è stato portato a 5,80. Io credo che riusciremo anche a essere qualche posizione nell'assoluta più avanti e punto sempre, diciamo, arrivare nella top 10, ecco, quando è possibile. Ok, intanto l'obiettivo naturalmente è essere lì, come in queste immagini che stiamo vedendo di Misano, al centro, che significa il posto ovviamente riservato al vincitore. Karim, se vuoi salutare insomma il tuo team, i tuoi sponsor, coloro che ti supportano, questa è l'occasione giusta. Vai.
Allora, devo ringraziare i miei sponsor che anche quest'anno mi seguono, che ce li ho veramente da tanti anni. Questi partner sono la From, Guerrieri d'Izzardi, Emporio Degani, Hotel Tre Corone. Poi ringrazio come sempre mio padre e anche la Scuderia Speed Motor. E spero che durante l'anno magari ci aggiunga qualche altro sponsor. Vediamo, siamo un po' in contatto adesso, vediamo di riuscire a portare a termine. Ecco, quindi facciamo anche noi un appello, sostenete Karim Sartori, ma sostenete il motorsport in generale, tutti i piloti che fanno grandi sacrifici e ci mettono grande passione per coltivare i propri sogni. Quindi è bello andare a caccia dei propri sogni, è bello anche sostenere i sogni. Karim, c'è anche il saluto di Giancarlo De Virgilis che dice forza Karim, sei forte, un abbraccio. Grazie, ciao Giancarlo, ci vediamo presto. E allora, grazie per essere stato in nostra compagnia, Karim Sartori. Appuntamento a Vallelunga tra pochi giorni. Grazie. Grazie a voi, ciao Marco, ciao Piero. Ciao Karim, ciao ciao. Ciao. Un caro saluto, grazie. E allora, Piero, parte conclusiva di questa puntata. Purtroppo avremmo dovuto avere dei nostri anche Francesco Galli, che per un impegno dell'ultima ora non riesce a intervenire in collegamento. Francesco Galli, che sarà sicuramente, al pari di Benjamin Berta dei piloti che inevitabilmente dispongono delle monoposto più performanti, ovvero le Dallara F320, saranno sicuramente tra i grandi favoriti di questa edizione del campionato. Abbiamo visto un'edizione 2023 davvero entusiasmante, un'edizione che ha consentito al campionato Xinox F2000 di farsi conoscere realmente in tutto il mondo. Numeri da record sui social, grandissima attenzione per quanto riguarda la diretta delle gare. E adesso si tratterà chiaramente, Piero, di proseguire su questa strada, proseguendo il bel lavoro portato a termine nel corso dell'anno passato. Che cosa ti aspetti da questa edizione? Effettivamente dobbiamo attenderci un duello Berta-Galli o qualcun altro potrà inserirsi nella contesa per la leadership? Ma guarda, hai detto bene, Berta disporrà anche lui della nuovissima 320 già da partire da Vallelunga, anche se io devo dire che in questo momento Galli, che conosce molto molto bene la macchina, lo vedo bene. E Berta, non dimentichiamoci che il passaggio tra una 317 e una 320 non è così semplice, certo, lui è molto giovane. Abbiamo visto l'anno scorso Bernardo Pellegrini che si è adattato dopo un pochettino, perché la macchina sicuramente ha diciamo un potenziale enorme, ma come abbiamo sempre detto, non è così semplice sfruttare questo potenziale. I test, soprattutto Bernardo l'anno scorso si è presentato alla prima gara al Mugello senza aver fatto praticamente test. Non so Berta quanto abbia girato, ma secondo me non tantissimo, e quindi sono proprio curioso di vedere cosa riuscirà a fare. Certo, l'età di Berta non è l'età di Bernardo, Bernardo la mia età, e quindi sicuramente probabilmente si riuscirà a adattare molto più velocemente, però vedo molto bene, come hai detto tu, che tu Galli, quindi a seguire Berta. E Dino, secondo me, anche lui con una buona esperienza per quanto riguarda la 320, sarà sicuramente dalla partita, sicuramente nei primi 3, nei primi 4, nei primi 5. E poi ci sarà l'inserimento sicuramente di Zeller, come peraltro è stato l'anno scorso. Zeller disporrà di nuovo della vettura dell'anno scorso. Non dimentichiamoci, una vettura sicuramente non di ultima generazione, ma Sandro. Il potenziale di Sandro lo conosciamo, l'anno scorso ha vinto anche delle gare, malgrado appunto non disponga di una macchina di ultima generazione, ma lui è sempre molto molto forte. Riccardo Perego, anche lui nella classe Platinum, sicuramente sarà nella partita, e quindi penso che sarà pronti via, sarà molto divertente, ecco. E allora andiamo velocemente a ricapitolare quello che sarà la entry list, salvo variazioni dell'ultima ora per quanto riguarda la tappa di Vallelunga. Abbiamo detto nella graduatoria Super Formula ci saranno Benjamin Berta, Dino Rasero, Stefano
Stig Larsen, altra novità con la Dallara. Ah, scusami, poi... bravo, bravo Marco, dimenticavo di Stig Larsen, mi scuso, perché è una dimenticanza dovuta al fatto che ha chiuso con la 320 proprio in questi ultimi giorni, quindi anche questo sarà per Stig un bel passaggio. Già aveva una vettura al top, che era la vecchia vettura con cui ha vinto il campionato Bernardo Pellegrini, e adesso disporrà anche lui di una 320, anche lui praticamente test pochissimi, quindi anche lui si sarà adattare velocemente, ma sarà sicuramente anche lui della partita, e vedremo cosa riuscirà a fare con questa vettura. Esatto, hai detto bene, quindi curiosità anche per quello che riuscirà a fare Stig Larsen nel corso di questa stagione con questa nuova vettura. E poi chiaramente anche Francesco Galli, dicevamo, va a completare il lotto dei partenti nella graduatoria Super Formula. Per quanto riguarda la Gold, avremo al via Enrico Milani, Christoph Lederman, poi ci sarà una new entry, pilota qatariota, Ahmad Shahen Al-Muannadi. Quindi avremo al via anche Edoardo Bonanomi, Davide e Giancarlo Pedetti, Enzo Stentella, che farà un passettino indietro dal punto di vista prestazionale, perché passerà da una Dallara 320 a una Dallara 302. E poi andiamo con la Platinum, dove troviamo Francesco Solfaroli, Mei Scibi, Franco Cimarelli e Victor Smialek e Andrea Benalli, naturalmente. Per quanto riguarda invece la Silver, troveremo un gradito ritorno, quello di Giovanni Giordano, che sarà nuovamente al via con una Dallara 308. Poi sempre nella Silver avremo, come detto, Marco De Toffol, Patrick Bellezza, incrociamo le dita perché sappiamo ha avuto un problemino tecnico, quindi speriamo di poterlo avere dei nostri, Giorgio Berto e poi ancora Oliver Crutch. Infine nella Entry F4, altra novità con il team Cirelli, perché ci sarà il tandem Tony Di Giulio, Matteo Manzo, quindi insomma vedremo questa bella novità anche per quanto riguarda questa categoria. Io spero di non aver dimenticato nessuno, Piero, ma sicuramente ci saranno tante altre novità nel corso di questa stagione che accogliamo e attendiamo a braccia aperte. No, hai detto nell'entry list, direi che abbiamo nominato tutti. Volevo soffermarmi, perché l'hai fatto tu, ma l'avrei fatto io, sul fatto di questa new entry, di questo duo di Giulio e di Manzo, che tutto Di Giulio l'ho appena conosciuto, di Manzo invece l'ho già conosciuto altri anni, abbiamo anche corso contro assieme, e quindi saranno anche loro due, si divideranno la Formula 4 loro due. Mi dispiace per Sergio Conti, perché ci sarebbe stata un'altra Formula 4, ma per problemi di lavoro ha rinunciato a venire a Vallelunga, ci sarà poi dal Red Bull Ring, e quindi anche questa new entry del team Cirelli ci fa veramente molto molto piacere. In conclusione, programma del weekend: i motori che si accenderanno nella giornata di venerdì, doppia sessione di prove libere alle 9.30 e alle 14.20, poi sabato le qualifiche con start alle ore 13.20, domenica programma da non perdere, doppia gara, il via di gara 1 alle ore 9.40, gara 2 alle 16.50, tra l'altro si correrà in un contesto davvero internazionale come quello del TCR World Tour, per cui davvero non vediamo l'ora di arrivare a Vallelunga. Piero, andiamo anche a ricapitolare quelli che saranno i canali attraverso cui poter seguire le gare in diretta anche quest'anno. Sì, abbiamo sempre, vabbè, a parte i social, quindi sia sul profilo social della Zinox F2000, della CAP e su YouTube, e poi sempre in streaming sul sito della DMS Motor TV, e poi la diretta che verrà trasmessa da MS Motor TV anche sulla TV, canale 209 di Sky,
come l'anno scorso, ecco. Bene, allora io ringrazio Piero Longhi per essere stato dei nostri. Ci facciamo noi un in bocca al lupo a tutti noi, a tutto lo staff, perché siamo pronti carichi per iniziare. Ci vediamo in cabina di commento, Piero, e quindi aspettiamo tutti voi perché sarà un'annata sicuramente da non perdere. Grazie Piero, appuntamento a Vallelonga. Hai detto bene dello staff, quindi oltre a te Marco e io ci sarà di nuovo la Simona, molto importante, non ci sarà Paolo, a meno in questa gara, perché è impegnato per Paolo Avrini, impegnato per lavoro, ci sarà sempre il nostro tecnico, perché è assolutamente indispensabile e non potremo farne mai a meno, Paolo Stanzani, che seguirà tutta la parte tecnica, e Luca Maroccolo, che seguirà assieme a te la parte video, ecco. Quindi bene, in bocca al lupo a tutti. Assolutamente, grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia, appuntamento al weekend con il primo appuntamento stagionale della Zinox F2000 Formula Trophy, grazie e appuntamento ovviamente a Vallelonga.